Abbiamo organizzato questa mostra d'arte concorso, l'abbiamo pensata per gli allievi del liceo artistico di Mazara del Vallo e contemporaneamente hanno partecipato pure i ragazzi del centro AIAS sempre di Mazara, con dei lavori bellissimi, dei disegni molto colorati e dal tema il cane nell'arte. Questo valeva per tutte e due, sia per i ragazzi che per gli allievi del liceo artistico. Le iscrizioni per quanto riguarda appunto il concorso cinofilo sono state davvero tante, inaspettatamente. Sono venute persone da tutta la provincia di Trapani, Agrigento, dal Palermitano, la provincia di Palermo, insomma abbiamo avuto un bel po' di iscrizioni da questo punto di vista. Ringraziamo innanzitutto il Mastro Birraio nella persona di Massimo Russotto e Gianfranco Nuccio, che appunto si occupa della gara appunto cinofila. Dopo una grande stagione all'Ex Libris, adesso ci siamo spostati in questa nuova location. Sempre trattasi di una piazza, ma Piazza Plebiscito. In una di queste domeniche, in particolare oggi il 22 ottobre, abbiamo organizzato con il Gianfranco Nuccio e Sabrina Russo una domenica da rendere un po' più movimentata in questa città. Grazie al patrocinio della città di Mazara del Vallo, che ha reso possibile anche questa manifestazione. Diciamo che da oggi si apre una nuova stagione e speriamo una volta al mese creare dei nuovi eventi in base a quello che può essere la disponibilità anche della cittadinanza.